La mostra di Fabio Mauri è la punta di diamante dell'edizione di Castelbasso che parte domani, organizzata dalla Fondazione Menegaz. La mostra sarà allestita a Palazzo De Sanctis. Fino al 2 settembre si susseguiranno incontri politici con tra gli altri Ciriaco De Mita, concerti con nomi del calibro di Sergio Cammariere, Danilo Rea e il teramano Paolo Di Sabatino che si esibirà con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e incontri letterari. Previsti anche cooking show e serate di musica classica. Quest'anno questa manifestazione che inizia domani e terminerà il 2 di settembre ha un corollario ampio di eventi culturali dedicati alla musica, dedicati alla letteratura e anche ad incontri politici, ma quello che è importante sono le due mostre. La prima è dedicata a Fabio Mauri, questo grandissimo artista molto legato al territorio abruzzese, una mostra che, che percorre il decennio dal 68 al 78, che fu in Italia un periodo abbastanza particolare anche di cambiamenti a livello di costume politico eccetera tutto. E questo si svolge nel Palazzo De Sanctis. Invece nell'altro palazzo, proprio nella sede della fondazione, abbiamo un'altra mostra in cui un artista pescarese, Matteo Fato, e ci ha chiesto di mettere a confronto alcune sue opere con delle opere della fondazione, della collezione della fondazione, e opere di artisti anche magari di alcuni secoli fa con opere di arte contemporanea. Ma noi questa mattina lo abbiamo voluto presentare qui a Teramo perché possa essere un po' da stimolo ai sindaci che nelle proprie comunità hanno i borghi. Io credo che bisogna prendere ad esempio, copiare, poi in politica, nelle attività amministrative copiare non è un peccato, per far sì che le nostre comunità interne e i nostri borghi possano vivere questa esperienza che è basata sulla cultura, sull'enogastronomia, sul parlare, sul suonare, sulla politica anche, perché è una chicca, è un modello di cui credo che è un vanto per l'Abruzzo, ma un vanto per l'Italia, perché è riconosciuto ormai a livello internazionale questo di Castelbasso, un piccolo borgo dove non c'era nulla e oggi stranamente chi ha poco è più ricco di chi invece ormai ha depredato il territorio, ha fatto danni anche urbanistici e questo può dare invece un risvolto molto 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 importante. E credo che lo sanno tutti e avevamo necessità come Regione Abruzzo, al di là del nostro aiuto e contributo che diamo, ma è quello di non di rilanciare, ma di far conoscere sempre di più questa struttura importante delle aree interne e dei borghi.